Ciao, non so se sono già in diretta. Magari Nick, dammi un segno se sono in diretta. Penso di sì. Ciao a tutti. Forse no. Ecco, penso bene. Ciao, ciao a tutti. Io sono Francesca. Benissimo, siamo in diretta. Vedo che ci sono già un po' di persone connesse, quindi iniziamo subito, semmai poi chi arriva dopo può recuperare. Benissimo, allora io sono Francesca. Conduco con altre persone i laboratori di CreaArt, degli atelier che facciamo regolarmente quando le condizioni ce lo consentono. Potete trovare la nostra pagina, facciamo subito un po' di pubblicità su Facebook e su Instagram, si chiama appunto CreaArt. Dopo aggiungo il link a questo video così che potete seguire la pagina. Ci sono tante idee di atelier, di cose da fare con i bambini, soprattutto per la fascia 4-10 anni più o meno. Allora, oggi inizieremo a fare qualcosa con del materiale che in teoria avete già a casa. Quindi realizzeremo insieme una bella maracas. Ciao a tutti quelli che sono connessi intanto, benissimo. Allora, cosa vi serve come materiale? Vi serve prima di tutto un rotolo di carta igienica, rotoli che di sicuro non vi mancano a casa, può essere anche di Scottex, quello un po' più lungo, va bene comunque. Poi vi servono dei colori, io vi consiglio dei pennarelli, però potrebbero anche essere delle matite colorate. E poi vi serve un cartoncino. Io ho usato le separazioni, quelle dei classeur, vanno benissimo, visto che ne avevo in giro per casa. Ve ne serve un pezzo piccolino, quindi non ve ne serve tantissimo. Poi abbiamo bisogno scotch, della colla, forbici, matita. E infine vi serve qualcosa per riempire la maracas, che possono essere dei sassolini presi in giro, oppure io per questa, ad esempio, che fa questo rumorino qua, ho usato della pasta che ho trovato in giro per casa, abbastanza scaduta, quindi mi sono permessa di usare degli spaghetti, tagliuzzarli, spezzarli in pezzi piccoli, fanno anche loro un bel rumorino. Bene, e vi serve del filo se volete farlo diventare proprio carino con una tecnica speciale per fare i pompon. Ok, allora penso che possiamo cominciare. Prima di tutto, quello che dobbiamo fare è preparare tutti i pezzi che formano la nostra maracas. Quindi, col rotolo lo appoggiamo. Dovrebbe vedersi, lo appoggiamo sul cartoncino e con la matita stiamo bene attenti che non sia troppo schiacciato così, semmai lo arrotondiamo un po', e con la matita facciamo due cerchi lungo la circonferenza, due cerchi più precisi che possiamo, quindi dovreste avere una cosa del genere più o meno. Ovviamente questi atelier sono per tutti i bambini per una grande fascia, quindi dai 4 ai 10 anni, quindi potete vedere voi se farli fare tutti completamente ai bambini oppure se farli insieme. Ovviamente, se li fate insieme, quindi grandi con bambini,
i bambini comandano, sono loro gli artisti, quindi sceglieranno loro i colori, eccetera. Diciamo che comandano loro qua, perché è giusto che serve a quello, per farli esprimere. Quindi andiamo a tirare fuori i colori che preferiamo. Io uso i pennarelli perché si vedono un po' di più rispetto alle matite colorate. E possiamo già decidere come fare, quale disegno fare sul nostro, sui nostri supporti, quindi sui nostri cartoncini. Quindi questi saranno i tappi da mettere sulle nostre maracas, per intenderci questi qua. Quindi andiamo a pitturarli. Io faccio semplicemente dei cerchietti così. Poi magari li coprirete con le i pom-pom e quindi neanche si vedranno, quindi va bene benissimo colorarli anche un po' così, mentre dovrete fare più attenzione per colorare il nostro rotolo, perché quello poi si vedrà abbastanza. Io farò delle decorazioni, mi raccomando, potete anche pensare di farlo diventare un animale, potete un po' decorarlo come volete. Ad esempio, dei bambini durante i nostri atelier hanno pensato bene di farli diventare degli unicorni, dei gattini. Si possono anche aggiungere delle orecchie alla fine col cartoncino, che volendo si possono già preparare adesso. Quindi pensate un po' cosa volete che diventi la vostra maracas, se un animale, se qualche altra cosa, e iniziate a decorarlo come volete voi. Io adesso farò dei semplici pallini in modo da fare un po' velocemente. Potete scegliere anche se volete che si veda sotto un po' di cartone, come ad esempio ho fatto in questo caso, vedete che si vede un po' il cartone sotto. A me piace, non mi dà fastidio, però se volete, se preferite, potete invece colorarlo tutto, riempirlo tutto di colori, così che non si vedrà più lo sfondo, a dipendenza dei vostri gusti. Io faccio una cosa molto semplice, se mai la continuo dopo. Ricordatevi che se volete continuare dopo poi ad abbellirla, a colorarla, dove poi metteremo lo scotch che sarà sopra e sotto, non potrete più andare a colorare, quindi è meglio farlo adesso. Io faccio ancora qualche ghirigori, qualche pallozzo. Intanto vi spiego un po', vi racconto un po' il, già che dobbiamo aspettare un attimino, vi racconto un po' del nostro progetto, appunto, che si chiama CreyArt, per chi magari si è connesso dopo. È un progetto dell'associazione Creiamoci in collaborazione con la città di Lugano e sono degli atelier gratuiti che facciamo nei parchi giochi. Li facciamo due volte a settimana a Molino Nuovo e a Pregassona sotto al grattacielo, mercoledì pomeriggio e domenica pomeriggio. E ci sono degli spazi di socializzazione per gli adulti e invece per i bambini gli atelier. Facciamo sempre una merendina tutti insieme e poi facciamo gli atelier. E sono appunto pensati proprio per essere accessibili a tutti, per permettere a tutti di fare queste attività che magari oggi si fanno un po' poco, visto che che i bambini sono sempre in situazioni in cui gli si dice spesso cosa devono fare, come farlo, eccetera. Ci teniamo a lasciarli, diciamo, la libertà di scegliere quello che vogliono fare a modo loro, diciamo. Quindi questo è un po' la filosofia degli atelier, che guardano tanto appunto al processo piuttosto che al risultato finale. Quindi lasciateli veramente dipingere come vogliono loro la nostra maracas. Ok, dovreste avere dipinto i tappi e la base. Adesso andiamo a
tagliare i tappi della nostra maracas lungo il segno che avevamo fatto prima, il più preciso possibile, perché questi dovranno tenere il contenuto delle nostre maracas. Ok, ci siamo quasi. Benissimo. Allora, adesso passiamo alla fase di chiudere un lato. Praticamente abbiamo bisogno dello scotch, quello è molto meglio quello trasparente, così non si vedrà. Tagliamo un pezzo medio, diciamo, e lo appiccichiamo così sul nostro tappo. Poi andiamo a mettere il tappo da un lato, su un lato della maracas, in modo da farlo coincidere, così, e andiamo a mettere nello stesso modo altri due pezzi, in modo da assicurarlo un po' meglio. Due pezzi dove non l'abbiamo ancora messo. Ok, visto che non si copre tutto e per assicurarlo un po' meglio, andiamo a mettere un pezzo lunghissimo, così più o meno, lungo tutto il perimetro. Quindi lo attacchiamo, vedete? Metà fuori, penso che si veda, metà sul tubo e metà che avanza in aria, così. E iniziamo a chiuderlo su tutti i lati praticamente. Andiamo avanti piano piano, lo attacchiamo prima sul rotolo e poi sul resto, sul tappo. Così. E quando abbiamo finito, possiamo con un altro, vedete, tac, così è tutto chiuso, possiamo con un altro pezzo metterlo come sicura, uno o due pezzi, metterlo ancora qua così, in modo che anche se dentro mettete magari dei sassolini un po' pesanti non vi si aprirà. Ok, quindi da questa parte è chiusissimo, lo possiamo girare e possiamo mettere dentro quello che vogliamo. Io adesso finirò questa pastina che ho messo, anzi provo a farlo con i sassolini, dei sassolini che ho raccolto, vediamo un po' così di avere una maracas con un suono un po' diverso, perché ogni materiale farà ovviamente un suono diverso dall'altro. Se poi magari a casa avete un po' di strumenti, dei tamburelli, qualcosa, qualche sonaglio diverso, potete alla fine fare un bel concertino. Ok, ho messo dentro i miei sassolini e adesso posso chiudere anche l'altro lato. Per chiuderlo ovviamente faccio la stessa cosa. Metto lo scotch così e lo metto sul tappo. Mi raccomando, alla fine io ormai non posso vedere quello che voi fate, però mi potete sempre mandare una fotografia dei vostri risultati, così facciamo un po' di scambio. L'altra volta ho visto che qualcuno ha fatto l'acchiappasogni, che ringrazio, vi ringrazio molto, era molto, è stato simpatico vederlo, bravissimi. Ok, adesso andiamo a sigillare anche di qua. Quindi mettiamo lo scotch, quello lungo, su un lato. Blocchiamo anche sopra, così che si sigilla tutta la circonferenza. Questo è troppo corto, quindi aggiungo un pezzettino. Dove manca? Ok, e anche qui alla fine possiamo fare una mini sicurezza, quindi con uno scotch bello lungo o due fare ancora un piccolo
una piccola sicura. Ok, adesso abbiamo la base della nostra maracas e possiamo fare un bel pompon o due da mettere all'estremità oppure anche in mezzo, dove volete. Vi insegno una tecnica appunto per fare i pompon. Intanto vedete che il rumore è un po' diverso. Ok, allora io lo faccio da azzurro con i nostri gomitoli che abbiamo in casa a disposizione. Si prende il filo senza staccarlo dal gomitolo e si arrotola intorno alle dita, tenendo le dita chiuse così. Si fanno tanti giri finché non si forma quasi un gomitolo intorno alle mani. Quando avete abbastanza fili, potete tagliare il filo e tagliare anche un pezzetto di filo extra. Togliete tutta la matassa dalla mano e la spiaccicate così, la schiacciate bene, ok? In modo da avere questa forma. Dove c'è la metà, con il nostro filo extra, andiamo a girare un paio di volte e facciamo, alla fine, dovreste avere un fiocchetto del genere, facciamo un nodo qua in mezzo in modo che quel filo che abbiamo messo in mezzo rimanga. Un doppio nodo, così non si disfa. E dovremmo ottenere una specie di cravattino. Eccolo qua, una farfallina come volete voi. Adesso dobbiamo tagliare tutti praticamente questo tunnel che c'è qua in mezzo, quindi andare a far diventare due questi fili che sono attaccati. Qua ce n'è ancora uno rimasto e così vedete inizia a formarsi il nostro pompon. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato, quindi entriamo con le forbici in questa specie di galleria, tagliamo, controlliamo che tutti i fili siano tagliati e così abbiamo ottenuto il nostro pompon nel modo più semplice possibile. Ok, adesso che l'abbiamo ottenuto dobbiamo attaccarlo. Quindi maracas, tanta colla e andiamo a mettere la colla dove vogliamo. Mi raccomando, la colla deve essere tanta se vogliamo che il pompon regga. Quindi un bel po' di colla e poi appoggiamo magari dalla parte con meno folta, diciamo, appoggiamo il nostro pompon e adesso dobbiamo aspettare. Vedete, potete farla diventare anche una faccina volendo con i capelli qua, dipende un po' come lo colorate. Adesso, prima di attaccare quello sotto, bisogna aspettare che si asciughi, perché ci vuole un po', visto che sopra abbiamo tutto lo scotch, prima che si asciughi ci vuole qualche minuto. Quindi possiamo già preparare il secondo pompon da attaccare sotto e nel frattempo magari continuare a disegnare la nostra maracas. Ecco qui, penso che sia tutto, che potete farne quante ne volete a dipendenza del numero di rotoli che avete a casa. E se avete domande o altre osservazioni o anche se avete delle idee o dei desideri su quello che volete fare, magari avete del materiale a casa che non sapete come sfruttare, basta dirmelo nei commenti o con un messaggio e vediamo di inventarci un atelier sempre semplice come quelli che piacciono a noi e magari con materiale riciclato. Benissimo, allora vi invito ancora a spedirmi magari delle foto di quello che fate e grazie mille per essere stati attenti. Ciao a tutti!